Digli, ti è piaciuto l'orologio? È piaciuto l'orologio. 35.000. Ecco. Va bene, digli tanti auguri. Tanti auguri. Cantagli la canzone. Come fa? Tanti auguri a te. Canta. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Basta, dai, basta. Bravissimo, dammi qua. Fai vedere lo rosso. Fai vedere lo rosso quello coppato. Ditemi che anche nel vostro forno succede questo. Sto a svuotare il posto del tostapane qua. Mi sarà carbonizzato un pezzo di pane. Ma voglio fare una cosa. Oddio. Buongiorno, state su una confezione di Tacchi Caff. Voglio prendere questo, pulirlo. Il fregnetto che va sotto. Noi di solito ci mettiamo. Mamma, oggi che fai? Sei un bimbo canterino? Ma come canti bene? Aia. Ma praticamente ieri sulle mani, ragazzina, c'aveva... come si dice? Aspetta. Tieni, prendi la spagnola, vai a giocare, tieni. Questa serve per fodere alle cose, vedete che faccio? La metto qua, in modo che mi rimane pulito la parte bassa del forno. E sulle mani c'era tutta una macchia rossa, brutta, un po' ruvida. Poi mano a mano ho visto che gli è aumentata e gli è venuta pure sull'altra mano. E per lì avevo pensato il sapone, però non può essere il sapone, perché comunque lui quando si lava le manine, io ci sto attenta a fargli. Aspetta un attimo, se le lava più che altro sotto, quindi non è che se le lava sopra. Stefano, stamattina che c'hai? Sembri drogato, mamma. Allora, dicevo, c'aveva tutta sta cosa sulle mani. Poi mi fio, purtroppo c'è una cosa bruttissima, che se tu gli devi mettere la crema per corpo, fagli il massaggio, adesso tanto se lo fa, ma non gli mette una crema quando c'ha qualche cosa, perché lui va nel panico, comincia a aver paura e quindi non si fa mettere niente. Poi ho chiamato la pediatra, voi lo sapete, la mia pediatra su WhatsApp mi risponde, però ci aveva messo un pochettino a rispondermi. Io la prima cosa che ho fatto, io ho messo un po' di gente all'imbeta, ma una punta, stamattina non c'aveva più niente. Praticamente è una dermatite eczematosa da contatto. E lui mi ha detto che ha toccato la terra in giardino, infatti gli è venuta giovedì quando sono stati fuori in giardino, poi comunque gioca con la sabbia, gioca con qualcosa, quindi evidentemente ha toccato qualcosina e gli è venuta sta cosa, ma proprio brutta brutta rossa. Poi io sono sincera, la paura mia non è tanto il fatto della dermatite, cioè meno male che è quella. C'ho sempre paura, siccome gira la scarlattina, quindi ho cominciato a guardargli dappertutto, c'aveva delle bollicine, ho pensato che potesse essere qualche malattia sintematica, invece per fortuna non era, perché ripeto, la scarlattina per il momento era scampata, però ha girato tanto in classe. E
E vabbè, forse pure perché è stato tanto male, è stato a casa per fortuna, perché sennò si sarebbe presa secondo me pure quella. Comunque vabbè, e comunque vabbè, appunto. E comunque io ho messo un pochino di Gental in beta e... se tu me lasci tranquilla, mamma, io sono più felice, perché ti giuro stamattina mi hai fatto venire veramente il magone. No, 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 basta, qui non tocchi più nulla. No, no, no. No, 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 ma è il misurino che io stavo adesso. Tu il misurino ce l'hai là sotto. Il misurino ce l'hai lì sotto, blu, uguale te. Dove l'hai portato? Di là. Mamma, fai vedere. È uguale identico al tuo, eccolo, ce l'hai di là. Vabbè, poi stamattina vorrei dare una pulita, ma... Sai che mi fanno male le sciatiche, porca miseria. Sto proprio invecchiavo. No, lì le si è volta dai giocattoli. No, dalle pentole, perché lui le pentole le mette tutte... Apparecchi. Mi ho fatto male quello. Meno male che non ti sei fatto male in quel con. Macco con manico. Tanto io ero con ma due manici. Manici. Tanto io ho fatto male. Tu sei forte. Mi fa morire da ridere. Sembra che io non abbia fatto niente, ma in realtà ho rimesso a posto la cucina di Stefano, tolto tutti gli impicci, mo devo passare aspirapolvere perché guardate che ha fatto il nano. Qui ho pulito il fornetto, quindi è tutto in disordine. Poi mi sono levata un po' di impicci sul tavolo, intanto ho spolverato qualche mobile, non tutto. E qui mo sto così coi panni usciti dall'asciugatrice, questi devo stirare. Mutande e calzini no, questi sono tutti da stende perché oggi è una bellissima giornata e sono le 10:40, porca miseria, oh, se finisce mai. Voglio far vedere sta foto, non so se ve l'avevo fatta già vedere, questa qua. Aspettiamo, c'è il riflesso, c'è un po' di riflesso, però ecco, così si vede meglio. Madonna, sembravo piccolissima. In realtà è una foto di forse 4 anni fa, ero ancora nel pieno del percorso inseminazione e questo è il prato del Pertini, e l'unica cosa bella di quell'ospedale era quel prato fiorito meraviglioso, e lì stavo con la mia ex amica e quel giorno abbiamo fatto un sacco di fotografie bellissime. Infatti un po' mi dispiace il fatto di... beh, è stata l'unica volta che ho stampato delle foto. E le avevo anche messe nelle cornici, avevo speso tantissimi soldi perché con questa amica mia praticamente facevamo, non so se lo sapete, a parte facevamo un sacco di foto, ma facevamo dei video così, no, con la telecamera, che poi ci tenevamo per noi. E noi in realtà già facevamo video su YouTube, ma non lo sapevamo, ecco, per dirvelo, cioè nel senso, io non facevamo sti filmati e ce li tenevamo per noi, mettevamo su Facebook, non mettevamo su YouTube. E è stato un bellissimo periodo quello, sono sincera. E il fatto poi però di averle dovute riprendere quelle foto e metterle via è stato brutto. E però questa foto la ricordo proprio con piacere, proprio tutta la giornata è stata bella. Comunque, siccome io mi metto a chiacchierare 3 ore e mezza, mi devo passare aspirapolvere, non me va, mi sono accesa un'altra macchinetta del caffè. Io mo oggi in realtà vorrei fare un po' di spaghetti col tartufo, il tartufo quello confezionato, non è che l'ho comprato fresco. Solo che ci sta Mister Lillo, che per mangiare è un po' rompicoglioni, diciamoci la verità. Poi almeno il sabato e domenica sgarava, invece mo non sgara più manco il sabato e domenica. Poi figuratevi, domani devo mandare una fraschetta, quindi figuriamo se questo oggi sgara. Può essere che faccio per me e per Stefano un po' di pasta col tartufo e... e poi vedrò lui che vuole, però intanto fatemi fare qualcosa, mi riprendo un caffè e mi rimetto subito al lavoro, se no prima che arriva non ho fatto niente. No, ok, parliamone, perché se avete bambini tappate le orecchie, perché devo dire proprio una cosa,
Mi sono cagata in mano, proprio detto volgarmente qui a Roma. Cioè, mi sono venuti i brividi. Cioè, raga, cioè, mi sono spaventata da morire. Ero al telefono con Nadia, ero su WhatsApp. Prima che... stamattina Stefano è sceso, mentre pulivo, io ho preso tutte le lettere, quelle colorate, queste qua. Tutte queste lettere qui, e le ho attaccate sul frigo e ho scritto Stefano, ok? A un certo punto vengo di qua, mi metto a parlare con Nadia, bla bla bla, mi va l'occhio sul frigorifero e noto che c'è una R in più che io non ho messo, c'era scritto Stefanor. Dico, Dio, sono uscita fuori qua la lettera, già ma stavo a fa sotto. A un certo punto io guardo le lettere e vedo questo. Io avevo scritto Stefano. Da lì mi è sceso un brivido, cioè mi sono proprio messa paura. Ho cominciato a dire, oh mio Dio, oddio, mi so raga, ho pensato ai spiriti, vi giuro su Dio, avete presente di quei film, quelli del terrore? Ho pensato, dico, Dio, un poltergeist in casa mia. Me la so fatta addosso, ve lo giuro, i brividi, stavo tremando. Ho detto, oddio, oddio, ma che è, che non è, bla bla bla. Insomma, poi dopo mi è venuto in mente che io poi quando sto a fare cose non ci faccio caso, che è risalito su mio figlio col padre per la sciachicca che l'hanno portata su giù a fare la passeggiata. Questo è venuto con 2 minuti e mezzo a parte che non so la R da dove è uscita perché io l'avevo tolte le lettere, quindi comunque c'è sta una R in più. Però è stato lui che ha smanettato tutto, raga. Vi giuro, ho detto, oh mio Dio, un poltergeist in casa mia. Questo è quello. Questo è quello che ho pensato, ma sono fatta addosso, raga, potete capire che paura. Già ho aperto la porta di casa, me ne stavo andando, mamma mia, che flash. No, vabbè. Comunque, vabbè, per fortuna erano e mani piene di dita di mio figlio. Manca solo da apparecchiare. Però mi credete, non vedo l'ora di andare a fare una doccia. Mi sono mangiata tipo, a parte mi sono ripresa un altro caffè. Mi sono mangiata 4-5 raffaello, uno di seguito un altro. Io ne devo comprare queste cose. Lo so, non le devo comprare. Ma mio figlio gli metto questo perché vuole spaghetti al tartufo. Questo, ecco qua. Ma parecchio, e poi mi vorrei riuscire ad andare a fare una doccia. Lillo naturalmente non sa magna. Ho messo i funghetti sempre qua dentro. Così intanto si ammorbidiscono un pochino, poi li filtro un po', ci voglio mettere pure dei funghetti se non sa del cacchio. E sono ritornati, proprio appena ho finito di passare lo straccio naturalmente, e però meno male l'ha riportato un attimo giù perché sennò io non finisco di fare niente. Mi sento il telefono che fa tutti i rumori strani ma non lo trovo più, stavo acciattato con la mamma dell'amichetto di Stefano, è sparito il telefono, vabbè. Non lo trovo più. Comunque vabbè, mi vado a fare. Comunque vabbè. Sto comunque vabbè, mi vado a fare una doccia. Aggiungo un po' di acquetta dei funghetti, filtrata naturalmente. C'è un odore, mamma mia, avrei voluto aprire l'aglio, però siccome ci devo mettere il tartufo che già sarà una bella botta d'aglio, ho preso questa qui, Oscar 78, salsa tartufata specialità 5% di tartufo, era quella che aveva più tartufo in assoluto, perché di solito ce ne mettono il 2-3%, quindi ci ho preso questa qui, sentiamo come la apro. Oh mio Dio, mi sa che ci faccio pure una bruschetta. Mio Dio, sentite l'odore? Mamma mia, buonissimo. Ora lo metto dentro. Mamma mia, c'è un odore che non vi potete manco immaginare. Secondo me un'altra botta ce va, eh? Qui ci va aggiunta ancora l'acquetta perché non si deve asciugare. Adesso abbasso il gas e faccio incorporare un po' tutto quanto e poi direi
che andiamo ad aggiungere ancora tartufo. Ancora tartufo, ci aggiungiamo l'acquetta dei funghi. Mamma mia ragazzi, qui ci va ancora acqua, tanta acqua, tanta acqua. Ci dovrei mettere pure un po' quella di cottura in realtà. Aspettate, forse devo fare così. Adesso la faccio evaporare un pochettino, dove rimane proprio una cremetta. La tengo a fuoco basso. Il tocco di classe sarebbe stato avere il tartufo fresco grattugiato, che noi una volta avevamo perché c'era un collega di Illo che faceva i tartufi e quindi ce li portava e li congelavamo. Praticamente, anzi, pure un consiglio per voi, io perché me l'hanno detto, oddio sto contro luce quindi mi dovreste vedere, sì, quando prendete i tartufi freschi, per farli mantenere dovete metterli dentro il riso nel congelatore e vi si mantengono tantissimo. Adesso sono le 12:31, mi sono fatta la doccia, mi dovrei lavare pure i capelli perché domani vorrei andare un po' in ordine alla fraschetta, no? Ma io vorrei quella buchetta. Quale? Quella. Senza niente? Vuota? Sì, vuota. Così, amore, eccola qua. La telecamera sbianca sempre un pochettino, è bella colorita, è marroncina, c'è un bel colorito. Un bel bicchiere di vino. Com'è la pasta col tartufo, amore mio? Buono. Ma poi ti metto da poco fa-fugo. Il fa-fugo? Sì. Ci ho messo poco tartufo? Tanto. Ci sta, si sente? Si sente abbastanza? Non si sente? Provi un po' tu. Provo un po' io? Fammi sentire. Beh, si sente delicato, amore. Mangia quella col cucchiaio. Se tu ne prendi di più lo senti meglio. È tartufato. Grazie al sospettino, una donna che preoccupata ha subito dato l'allarme ai suoi vicini. Erano appena usciti di casa per riversarsi in strada quando l'esplosione ha sventato parte in questa palazzina. È accaduto ieri sera a Milano per difendere Napoli nel centralissimo Corso Umberto. Sì. È passato tutto il primo piano del palazzo. Aspettare i vertici del partito allora era la carica espansiva del rock che in America prima e subito dopo anche in Europa internava la vita migliore. Ma che fai, nano? Tempi, non si riesce più a levarti. Sì, ma dopo, mammi, rimettimi tutto a posto, Mamma, metti guardi, papà, questo, metti. Com'è il tuo pigiama sexy? È il pigiama sexy. Dice che c'ho il pigiama sexy. Questa è una tuta, amore. È una tuta? Sexy. Sexy. Come sexy? Perché le donne devono essere sempre sexy, anche quando sono in casa. Devono essere sempre ordinate, pulite e profumate. No. No, devono essere ciozzone e puzzolenti? Sì. Allora, nonna Tetta, vi deve dire una cosa. Vi ringrazio infinitamente degli auguri, sono molto graditi, grazie. Un po' timida. Buona nonna. Pasqua. Ah, buona Pasqua, vabbè. Buona Pasqua a tutte. Stefano, dalla buonanotte.